Aquillara, piccola città nella storia. Anguillara Sabazia si affaccia sulla riva sud-orientale del lago di Bracciano, a 175 metri di altitudine. Arroccata su un promontorio che domina il lago, si presenta nel suo pittoresco aspetto di borgo medievale. In realtà la sua presenza nella storia risale ad epoche ancora più lontane, infatti sono quattro le tappe fondamentali del passato di Anguillara: età neolitica, con insediamenti alla Marmotta, l'età romana, il Medioevo e il Rinascimento. Visitando il centro storico è possibile seguire un percorso che permette di ritrovare le tracce del periodo romano, dell'età medievale e rinascimentale. Si può iniziare la visita partendo dalla cosiddetta Porta Castello, contornata dalle fortificazioni medievali che nel periodo rinascimentale subirono delle modifiche. La porta fu invece edificata successivamente. Essa, attribuita a Giacomo del Duca, venne realizzata nel 500, in un periodo non ancora datato perfettamente. Nella porta notiamo lo stemma degli Orsini e l'orologio. Il primo, un tondo di pietra, sta a significare la successione degli Orsini agli Anguillara, avvenuta nel 1496, anno in cui Gentil Virginio I Orsini acquistò il feudo. Lo stemma raffigurava un orso nell'atto di mangiare un'anguilla. L'orologio risale invece al 700. Anguillara nel Medioevo era un borgo ricco di torri, ne abbiamo le prove nei resti delle fondamenta di varie torri e in un affresco del 400 che si trova nel castello di Bracciano. L'unica torre rimasta è il cosiddetto torrione, il torrione di impostazione medievale, ma anch'esso fu rimaneggiato nel Rinascimento. Varcata la porta, abbiamo di fronte il corso, realizzato con lo sventramento dei vicoli medievali nel 500. Nello stesso periodo della costruzione del palazzo baronale, per volere di Gentil Virginio Orsini Junior. La via, in asse con la collegiata e la porta, fungeva da entrata solenne sia al paese sia al palazzo baronale. Il periodo fra il 1496 e il 1548 fu di grande splendore per Anguillara. In questi anni si successero Gentil Virginio Orsini, che acquistò il feudo agli Anguillara, Carlo Orsini e Gentil Virginio Orsini II, committente degli affreschi del palazzo. Camminando lungo il corso si può notare, incastonato nel muro di un'abitazione, un reperto romano. Nell'antichità c'era l'usanza di utilizzare materiali di spoglio per costruire o per decorare. Questo pezzo rimasto rappresenta la Dacibele, munita di cornucopia. Secondo il parere di alcuni illustri studiosi, Nibbio e Tommasetti, quel reperto poteva appartenere ad un tempio dedicato alla dea Cibele, detta anche Ilaria. Un'altra testimonianza di epoca romana si trova in una piccola galleria, via della Grondarella, posta a sinistra del corso. Qui è possibile osservare una struttura muraria a cubetti di selce, opus reticulatum. Il muro apparteneva alla villa della nobile romana del I secolo d.C., Rutilia Polla. La villa veniva detta Angularia, da questa, secondo la tradizione, deriverebbe il nome del paese, che fu poi edificato sui resti dell'abitazione di Rutilia Polla. Passeggiando per i vicoli si possono notare delle roselline incassate nei muri. Si tratta di uno degli stemmi degli Orsini. Talvolta però non è compresa l'importanza storica di tali reperti, che rischiano di andare perduti. In vicolo degli Arcacci esisteva il primo ospedale di Anguillara. La piazza principale è Piazza del Comune, anch'essa nel tempo ha subito varie trasformazioni. Sulla sinistra la piazza si allarga verso il Belvedere, abbellito dalla fontana delle anguille dello scultore Giacometti.
L'edificio principale di Anguillara è il Palazzo Baronale, oggi sede del comune. All'interno vi sono tre sale importanti. Nell'attuale sala consigliare si trovano affreschi di artisti che lavorano anche in Vaticano. Si attribuisce a Giulio Romano il fregio con Nereidi e Tritoni. Sulle pareti ricorre il tema dell'acqua, infatti il committente, Gentil Virginio Orsini Junior, era ammiraglio della flotta pontificia. Abbiamo due dipinti significativi anche come documenti. Il primo rappresenta il porto di Napoli prima del 1537, ovvero prima che la città subisse lavori di ampliamento realizzati nel 500. Il secondo rappresenta Venezia. Un altro dipinto riproduce un passaggio collinare della zona compresa tra Napoli e Sorrento. Nell'Ottocento questa sala venne dimezzata con le costruzioni di un muro su cui fu eseguita una porta simmetrica all'originale, ma finta. La seconda sala è detta sala degli orsacchiotti perché nelle decorazioni sono raffigurati bambini che giocano con orsetti, accanto ad un fregio di rose, tema ricorrente nello stemma degli Orsini. Nell'ultima, la sala delle logge, che si affaccia sulla piazza del comune, si trovano gli affreschi della battaglia di Corfù, ormai ridotto della metà, e della battaglia della Goletta. A queste battaglie, concluse con la vittoria sui turchi, Gentil Virginio Orsini aveva partecipato in qualità di ammiraglio della flotta pontificia. La descrizione degli schieramenti delle navi nel dipinto della battaglia della Goletta è molto precisa. Probabilmente il pittore ha eseguito il lavoro basandosi sulle indicazioni di qualcuno che ha assistito al combattimento. Altri dipinti sono motivi floreali, medaglioni, stemmi e immagini mitologiche. Domina la sala il ritratto in abiti contadini di Gentil Virginio Orsini. Il nobile, seduto su una botte di vino, vuole forse rappresentare un'allegoria dell'autunno.